Il 6 di ottobre del 1294 Celestino dall'Aquila partì per Roma. Durante il viaggio fu però avvertito che nella città eterna era in corso una lotta armata tra le varie fazioni della nobiltà romana. Le lusinghe del re di Napoli, Carlo II, al suo seguito, lo indussero a seguirlo verso Napoli, ove il corteo entrò trionfalmente il 5 novembre. Il Papa e la Curia Romana, al suo seguito, furono ospiti del re a Castelnuovo. Qui non riuscì ad esercitare la sua volontà di rinnovamento, in quanto privato della collaborazione della Curia. Disgustato dal fasto che lo circondava, sentì forte la nostalgia della vita austera ma serena dell'eremo. Benedetto, quanto pesce sul mio cuore, quanta angoscia sul mio cuore. Perché, Santità? Più studi i problemi che affliggono la Chiesa e più si evidenzia la mia incapacità di risolvere. Sono un umile monaco, prego, medito, credo di riconoscere nelle pieghe del mio spirito la voce divina che mi difende dalle tentazioni del maligno. Ma nulla mi giunge per consigliarmi sulla diplomazia e la politica da svolgere per il bene della Chiesa. Il Signore Onnipotente ha dato a lei la santità ed a me la perizia del governare. Io sono qui, posto dal Santo Spirito, per guidarla, per consigliarla e per indicarle l'opera che deve svolgere. Io te ne sono infinitamente grato. La missione pastorale del Vicario di Cristo è soprattutto quella di aiutare il mondo dei poveri, dei reietti, ed in questo, sull'esempio delle sacre scritture, so scegliere la via dell'amore, del perdono e della preghiera. La Chiesa purtroppo si è caricata da un nuovo così, quella di uno Stato, di un regno, il cui governo non trova esempio nelle sacre. Come posso difendere la libertà dello spirito, che è l'anima stessa della Chiesa, quando questa è vincolata dalle leggi di uno Stato ed insidiata dalle ambizioni dei potenti che lo governano? La Divina Provvidenza ha voluto dare alla Chiesa una potenza ed una dignità universale, alla quale tutti i regni e tutte le nazioni della terra devono sottomettersi. Questo per realizzare la vera concordia e per il conseguimento della pace. Ho accettato il papato perché temo il disastro della Chiesa, abbandonata agli intrighi. Nel mondo regna la guerra ed anche uomini di Chiesa purtroppo la fomentano. Le ambizioni personali coinvolgono la Chiesa e la sua reale missione. Gli uomini più rappresentativi che dovrebbero guidare i credenti verso il regno promesso da Cristo tradiscono tutti i principi della fede per una lotta tendente solo al potere e alle ricchezze del mondo. Santità, compete al Vescovo pregare e dal re combattere. Il Vescovo insegna a pregare secondo i dettami delle Sacre Scritture, ma è anche compito dei Vescovi richiamare i re a combattere per la salvezza della patria e la grandezza della Chiesa, che è la vera patria di tutti. Del resto, tutte le guerre sono combattute in vista della pace. Vedo, caro Benedetto, che sai tante. Ti sfugge però la regola più importante. Le guerre vanno sempre evitate. Nessun motivo può giustificarle, tranne la difesa per la pazzia tua.
Ecco il grande compito del Papa di questo. Impegnarsi a tutti i costi per sanare di sì e fare in modo che la pace regni sempre. Vede Padre Santo, il suo fondatore Cristo ha dato alla Chiesa una suprema maestà. Questa non solo sulle anime, ma su tutto. E anche i troni dei regni del mondo sono soggetti ad essa. E i re che vi si siedono, non sempre decisamente, sono solo dei momentanei appaltatori. Caro Benedetto, quindi, secondo il tuo concetto, io dovrei non solo districarmi per sanare i problemi degli stati della Chiesa, ma anche interessarmi di tutti i problemi materiali del mondo. Senz'altro, Santità. Assolutamente, caro Benedetto. Non deve essere questo il compito del Papa. La cura delle anime, questo e solo questo, deve essere il suo compito. Organizzare la Chiesa affinché in tutte le parti del mondo giunga la parola di Cristo, la sua dottrina, i suoi insegnamenti e l'amore per tutti coloro che soffrono la fame, la sete, le persecuzioni ed anche l'ignoranza. Santità, Cristo ha dato al papato un regno che governi al di sopra degli altri. E per farlo primeggiare non bastano le sacre scritture, ma potenti leggi che diano ricchezza e che regolino le attività di convivenza dei sudditi. Ed è proprio per giungere a questo che ella dovrebbe seguire i miei consigli. Santità, sono venuto per rappresentarle alcuni problemi che ritengo vadano risolti con una certa urgenza. Dica, amore, si accomodi. Quali sono queste urgenze, maestro? Allora, il numero dei cardinali si è ridotto di 2 unità per la loro morte. Il Sacro Collegio è composto da solo 7 membri. È assolutamente necessario promuovere altri principi della Chiesa. Ho qui trascritto alcuni nominativi che ritengo meritevoli di ricoprire tale carica. Prego, Santità. Sei tanto, li esaminerò con molta attenzione. Per la reintegrazione di quanto suggerito, senz'altro, esaminerò ancora più attentamente il suo elenco e le farò sapere. Bene, Santità, la ringrazio e mi affido alle sue preghiere. Mi raccomando, maestà, mi raccomando. Senz'altro, Santità, farò tutto il possibile. Sì, sto accompagnando.